Possessi sì, sconfitte pure. Questa è in sostanza la situazione attuale del Lecce, costretto a concedere al Messina la prima vittoria esterna di questa stagione. I miseri 4 punti in classifica impongono a Baldini all'inizio scelte coraggiose, con la conferma del modulo prediletto, quel 4-2-3-1, proposto con la variante di Cozzolino al posto di Conan, schierato nel trio alle spalle di Vucinic. Muti dall'alto, si fa per dire, dei suoi 5 punti, non ha invece la possibilità di scegliere, con le squalifiche di Zampagna e Diliev. Il Messina gioca comunque a 2 punte, Muslimovic e Di Napoli, ma senza D'Agostino, ancora confinato in panchina. Inserimenti rari, quelli dei centrocampisti siciliani, anche se il primo pericolo per la porta di Sisignano lo porta Donati. Il portiere del Lecce non trattiene, Di Napoli è in agguato, ma quando la porta è ormai vuota arriva il tocco sospetto di Sisignano, che provoca sicuramente danno alla punta del Messina, impossibilitata a concludere. Episodio importante, quindi, con Mazzoleni spettatore deciso però a non intervenire. Stesso metro arbitrale usato poco dopo per giudicare un contatto Vucinic-Aronica, contatto senza conseguenze fisiche, ben diverso da quello che 30 secondi dopo mette KO Storari, scontratosi con Cozzolino e ripresosi nonostante la ferita al naso dopo 3 minuti di cure. 10 minuti per prendere le misure al Messina, poi Lecce inizia a mostrare il suo nuovo volto, quello decisamente rifatto, su cui Baldini lavora da 4 partite. Si rivedono tagli, si rivedono idee chiare in avanti, ma ciò che ancora manca è la freddezza sotto porta, emblematico il gol divorato al 16° da Valdesco, la complicità dell'ottimo Storari. Evidente la necessità di ritrovare il miglior Vucinic, in progresso sì, anche se un po' a disagio nell'eseguire il gioco di sponda da punta centrale senza poter puntare l'uomo in uno contro uno. Un liscio di Rezzai in realtà offre al serbo la possibilità di sbloccare il risultato e diventare il quarto giocatore del Lecce a segno quest'anno, ma Storari si conferma in grande giornata. Il digiuno di gol della squadra di Baldini supera intanto i 300 minuti, in pratica 3 partite e mezzo, e così si va a riposo sullo 0-0 nonostante un Di Napoli velenoso su punizione in cerca di distrazioni altrui. Dagli spogliatoi esce però solo il Messina, mentre il Lecce è vittima di un pauroso calo e di un'insospettabile involuzione che lascia completamente alla squadra di Mutti il controllo delle operazioni. Buon per Baldini che Muslimovic salti in controtempo sull'assist di Napoli e soprattutto che Pecorari si trovi nel posto giusto, cioè sulla linea di porta, un minuto dopo sulla conclusione a botta sicura di Re Artù. Il Lecce nonostante tutto avrebbe ugualmente l'occasione per passare ad 11 minuti dalla fine, ma Ledesma e Vucinic si complicano la vita in area siciliana. Nel mentre Mutti si gioca il jolly D'Agostino, una carta che si rivela decisiva, perché mentre il Lecce produce l'ultimo sforzo si aprono spazi invitanti per la freschezza dell'ex romanista. L'uno contro uno con Pecorari al 36esimo è qualcosa di spettacolare, tunnel per far fuori il difensore sinistro vincente che lascia immobile Sisignano. Sul via del mare cala il gelo e sale la contestazione contro il presidente Semeraro, mentre Cozzolino trova il palo sulla conclusione del possibile 1-1. E così D'Agostino, ancora lui, si incarica di blindare il risultato in favore del Messina, con un'azione in fotocopia con un altro sinistro imprendibile, quello del 2-0, che scatena poi il balletto sotto la curva siciliana del protagonista assoluto della vittoria. Un successo pesante che in un attimo cancella i finora inutili progressi di un Lecce, condannato dalla quarta sconfitta di fila.